sono state completate alcune letture che ancora mancavano. L'ultima che ho completato e di cui vorrei dire due parole è questa, La filosofia nel boudoir di De Sade, del Marchese De Sade. È una lettura un po' particolare, anche un testo, diciamo così, scabroso. Come mi è venuta l'ispirazione a fare questa lettura? Beh, in realtà ascoltando la citazione che ne ha fatto Recalcati, ascoltando qui su YouTube una conferenza di Recalcati dedicata alla perversione, nella quale lui citava un passo di questo libro come poi paradigma per capire cos'è la perversione. E io trovo che questo argomento sia abbastanza importante, come lo trovava lui del resto, per capire molto anche della realtà che ci circonda, della realtà del nostro tempo. E giustamente ci sono anche molti pregiudizi nei confronti della perversione, come lui spiega nella sua conferenza. E lui aiuta bene a mettere a fuoco quelli che sono i caratteri principali della perversione, che non è soltanto un'anomalia nel comportamento sessuale, altro in realtà caratterizza bene la perversione. E allora io penso che richiamando un attimo alcuni punti che lui cita, insomma, che lui illustra nella sua conferenza, potremmo poi ascoltare, se vogliamo, questo testo integralmente, perché in realtà è una summa della personalità perversa, di cosa potremmo capire fino in fondo cos'è la perversione, forse, ma anche potremmo capire quali sono i vizi di ragionamento che sono tipici un po' del perverso e che vengono fuori molto bene in questo testo, se abbiamo la pazienza di ascoltarlo fino in fondo. E inoltre, quale sia l'ambiente in cui si muove il perverso, quale sia il sistema chiuso, l'atmosfera tetra, oscura, brutta, per la verità, insomma, no? In cui si muove, in cui non, questo mondo senza sbocco all'infuori del proprio godimento personale, senza leggi, senza valori, in cui tutto spinge invece alla distruzione dei valori, se non quello del proprio godimento, a scapito di tutto e di tutti. E se lo ascoltiamo dall'inizio alla fine, ci troviamo poi, no, a capire e anche a provare, spero, un po' di disgusto. Sia per il luogo dove i personaggi si muovono, sia per la modalità con cui i personaggi si muovono e agiscono, ma soprattutto anche per il loro pensiero, insomma, no? Per questo pensiero che viene fuori, che in qualche tratto sembra avere invece dei momenti di lucidità, cioè sembra essere, come dire, sembra avere delle intuizioni che sono anche nuove, moderne, no? Rispetto a quello che c'era prima, insomma, che potrebbero essere anche. Che ci potrebbe sembrare di poter raccogliere, ma in realtà dobbiamo pensare prima a qual è il loro vizio, no? E spesso poi nei ragionamenti stupidi succede questo, no? Che il ragionamento, diciamo, a prima vista sembra funzionare, sembra svilupparsi, se non guardiamo bene e se non siamo molto attenti ai salti logici che vengono fatti e i presupposti da cui questo ragionamento parte, insomma, i principi su cui si fonda. Allora, se osserviamo questo, riusciamo anche a capire gli scarti, possiamo anche capire quello che potrebbe sembrare a prima vista un ragionamento logico, un ragionamento anche interessante. Che funziona, tra virgolette, saremo in grado invece di capire dove questo ragionamento scarta e quali sono le critiche, grosse critiche che si possono fare a questo ragionamento e come alla fine il sistema non tiene, insomma. E quindi se riusciamo ad ascoltare per intero questo libro, questo audiolibro, insomma, che dura più di 6 ore, poi, insomma, in realtà non è un tempo proprio brevissimo. Immersi in questa realtà scabrosa, ci renderemo conto di tutto questo e spero che ne veniamo fuori con una nota di disgusto. La prima cosa che rimpiango, io personalmente, è invece il mondo commovente, invece in cui è del tutto all'opposto,
in cui si muoveva Etty Hillesum, nel libro che ho appena finito di leggere anche quello e che mi pare di aver commentato. Siamo agli antipodi. È proprio una. Etty Hillesum fa del suo desiderio una legge e del suo desiderio un qualcosa che si proietta verso il mondo degli altri, insomma, che è produttivo, che si apre al mondo, come ho detto. Qui invece c'è tutta una chiusura, non c'è desiderio, c'è solo godimento, godimento all'estremo, fino alla morte. Insomma, vedremo che si sfiora alla fine, no? La morte, fino al rinnegare tutti i valori. E quindi solo chiusura in un egoismo estremo, un egoismo che poi è un egoismo di tutto contro tutti, tranne come si dirà in una frase del libro, mi pare abbastanza all'inizio, che i lupi non si mangiano tra di loro, insomma, siamo in presenza di lupi, il cui, diciamo, minimo limite è di non mangiarsi a vicenda, tutto il resto invece sarebbero disposti a mangiarlo, a farlo fuori, in nome del proprio godimento. E allora quali sono i tratti fondamentali. Per riassumere, poi vi metterò il link della conferenza di Recalcati per chi vuole ascoltare, insomma, mi pare interessante. Ma riassumendo un po' anche dal suo discorso, quali sono i tratti fondamentali della perversione? È un po' il rapporto con la legge. Il folle matto non ha legge, lui ha forcluso la legge, non crede nel nome del padre, no? Il padre che pone istituisce la legge, l'ambito in cui l'individuo si può muovere. Invece il neurotico è asservito un po' dalla legge, vive di sacrificio, di rinuncia personale e la subisce, la mette in crisi la legge, perché ne sente il giogo al quale a fatica, vorrebbe rispondere, ma non reagisce, altre forze lo muovono, quella dell'esse, delle sue pulsioni che non trovano poi la realizzazione e quello poi dei limiti del superio. Quindi questo rapporto conflittuale con la legge che ha il neurotico. Il perverso invece si fabbrica, si costruisce una legge propria, a suo uso e consumo. Rifiuta qualsiasi legge, che vuol dire qualsiasi limite, poi, in fondo, qualsiasi limite al suo godimento, ma a questo rifiuto poi sostituisce una legge propria, che è quella che dà libero accesso a tutto ciò che può favorire il suo godimento. Godimento vuol dire non desiderio. Per il perverso la sola legge possibile è quella che permette il godimento estremo, fino alla morte, ma fotti finché sei vivo. Questa è la legge del perverso. Perversione come riduzione della legge alla propria volontà di godimento, e la volontà di godimento diventa l'unica legge possibile. Quindi non trasgredisce il perverso, ma invoca una nuova legge ad personam, al di là della legge, una legge senza legge. Per fare questo deve invocare qualcosa che giustifichi i suoi ragionamenti. E questo qualcosa che lui invoca è la legge di natura. Quindi qualsiasi legge degli uomini è ipocrita, falsa. L'uomo vive, come dire, vive circondato da chi lo vuole in qualche modo distruggere, sopraffare. E quindi l'individuo è autorizzato a essere falso, ipocrita, bugiardo, insomma, a usare tutti i mezzi per difendersi da questa percezione che c'è del mondo esterno come un qualcosa che ti vuole sopraffare, aggredire, distruggere. Questo vissuto, no? Di continuo assedio da parte degli altri. E la stessa cosa poi la proietta anche nello Stato, insomma, no? Anche lo Stato è, diciamo, circondato da nemici, altri stati ostili, insomma, quindi la guerra diventa in qualche modo giustificata e l'unico valore dell'individuo diventa quello di conformarsi
alla necessità che ha lo Stato di avere delle persone valorose che mantengano lo Stato così com'è, che non siamo nello Stato post-rivoluzionario, quindi insomma, che in qualche modo contribuisca a difenderlo dai nemici e dalle aggressioni esterne. Però questo Stato non deve avere leggi, non deve essere limitante. Cioè, le uniche leggi possibili sono quelle che permettano il godimento. Non ci devono essere punizioni, insomma, in qualche modo. Non una legge che va bene per tutti. Sentirete poi come sviluppa i suoi ragionamenti, ma la possibilità come dire, di giustificare che gli individui che sentono determinati impulsi li possono e hanno la possibilità di metterli in atto, li possano mettere in atto. Anzi, e poi le leggi devono servire a fare sì che questi impulsi possano essere soddisfatti. Quindi, diciamo così, le donne, che sono inferiori nella concezione di Saad agli uomini, però le donne dovrebbero essere incoraggiate dallo Stato a diventare tutte prostitute, insomma, no? A darsi senza limiti al godimento del perverso. E sentirete come lui sviluppa i suoi ragionamenti. È interessante, no, pensare che dietro qualsiasi ragionamento a cui cerca di dare una forma logica e crede di renderlo convincente, no, ispirandosi alla natura, no, come questo qualcosa che ha. Insomma, la legge di natura è l'unica legge universale accettabile, però lui la interpreta sempre come vuole, a suo piacimento, coglie dalla natura quello che gli fa comodo. C'è questa strumentalizzazione anche della logica, dei principi logici dai quali parte, senza pensare che poi c'è un vizio di fondo, no? Che poi verrà anche sviluppato poi da altri pensatori, insomma, Freud, eccetera, insomma, no? Come in realtà l'uomo non sia esattamente inquadrabile nei comportamenti, per esempio, sessuali rispetto a tutti gli altri animali. Insomma, che l'uomo non sia assimilabile poi semplicemente a un prodotto della natura così come la vede De Sade, nel senso che l'uomo è un animale culturale, insomma, il linguaggio e così via, insomma, no? Come agisce l'immaginario, come agiscono tanti altri infattori che nel modo come li vede De Sade, insomma, sono assolutamente tralasciati e misconosciuti. Di distruggere qualsiasi ordinamento, qualsiasi ordine simbolico, tutto è falso nel mondo, tutto è ipocrita, tranne quello che favorisce il godimento, non il desiderio, il godimento. Il godimento si estrae dal desiderio, non presuppone il desiderio. E quindi godere. Il perverso ha bisogno di educare, no? C'è questa missione, no? Che lui sente di pedagogica. Nel libro Eugénie è l'allieva pronta a raccogliere tutti gli insegnamenti del maestro, insomma, è diciamo un'allieva molto acritica nei confronti degli insegnamenti del maestro. Soltanto alla fine ci sarà il cavaliere che in qualche modo contrappone un minimo di argomento rispetto alla logica di Dolmans, però vedremo che Dolmans non accetterà questo argomento, lo farà fuori, non lo conosce. Perché? Perché in realtà il perverso è un padrone, è uno che non si mette in discussione, è uno che non accetta nessuna critica perché lui ha la verità, non è mai in crisi con la sua verità. Alla fine è una persona affascinante, perché non ha dubbi e quindi è un punto di riferimento per chi invece dubbi ne ha tanti, come il neurotico di solito, no? Quindi è uno capace di seduzione, non conosce dubbio, non conosce incertezze e quindi non prova mai vergogna di quello che fa o sensi di colpa per quello che fa, non crede in qualsiasi cosa che pone limiti, crede invece nella forza della pulsione e del godimento, che va in qualche modo tutelata a tutti i costi. Questa è l'unica, diciamo, la funzione fondamentale che qualsiasi legge deve tutelare.
Diciamo, è un soggetto autoritario, ma tetro, scabroso, buio. Quindi è un soggetto tetro, scabroso, buio. Molto nel libro si spende per discutere, ma per provocare quelli che possono essere i valori religiosi, i valori statali, i valori della famiglia. Tutto questo viene messo sotto i piedi con molta brutalità. Non si cura della sofferenza, anzi, gode della sofferenza che provoca negli altri. È un soggetto estremamente egoista. Gode anche della sofferenza degli altri, per cui se la sofferenza degli altri può farlo godere, ben venga la sofferenza degli altri. E auspica che lo Stato sia organizzato anche in questo modo, insomma, no? Per tutelare i propri diritti al godimento. Poi, se ascoltate bene, sentirete molte contraddizioni nello sviluppo dei suoi ragionamenti, però vengono fuori sempre se vengono ascoltate con attenzione, insomma, attenzione poi ai passaggi dove ci sono degli scarti, insomma, dalla logica. Questa concezione, per esempio, no, della natura, che diventa quasi una divinità, no? Perché la natura vuole, la natura è così. Mentre noi sappiamo che non è che la natura ha una volontà, insomma, la natura siamo noi, insomma, no? Siamo tutti. La natura è quel qualcosa che osserviamo, come dire, qualcosa che noi ce la presentiamo perché la guardiamo, ma in se stessa e noi ricaviamo determinate leggi da quello che osserviamo nella natura, ma non è che la natura di per sé, come dire, ha una logica, ha una volontà. Le cose succedono in natura perché gli esseri interagiscono in un certo modo e questi esseri sono divenuti, si sono messi in rapporto in un certo modo, insomma, quel modo funziona in un certo ambiente, funziona in un altro. La natura ha la sua logica, ma non possiamo attribuirle una volontà come spesso De Sade le attribuisce, dicendo che la natura vuole, quindi il suo comportamento è buono perché, come dire, perché la natura auspica questo. Non è così. Parla di oltraggiare la natura. Insomma, la natura non si oltraggia, non si può assimilare a un Dio, insomma, nel quale possiamo presupporre una volontà ordinatrice. La natura non ha una volontà ordinatrice, quindi non si può offendere, non si può oltraggiare. Tutti i comportamenti poi che succedono in natura diventano quello che è la natura e quello che vediamo in natura. Lui però usa l'argomento che la natura distrugge e quindi insomma quando noi ammazziamo, perché giustifica anche l'omicidio, no? Non facciamo altro che imitare un comportamento naturale, quindi diventa naturale anche la logica dell'omicidio. A un certo punto lui dice poi, dice anche delle banalità, insomma, a un certo punto dice che l'età delle donne, l'età fertile di una donna è di 7 anni e questo andrebbe, se la natura avesse voluto, gli uomini si riproducono molto, avrebbe fatto la donna, il tempo di fertilità della donna maggiore di 7 anni. Sappiamo insomma, che le donne non hanno un'età fertile di 7 anni, no? È inutile neanche mettersi a contestare questo argomento. C'è un'esaltazione della pedofilia, per esempio, no? Cosa che è tipica, no? Del perverso, no? In quanto il corpo dei bambini sarebbe un corpo che non è stato ancora corrotto dalla cultura, è un corpo che ancora è sentito come naturale in qualche modo, no? Ed ecco che i perversi spesso, no, agiscono con la logica della seduzione anche nei confronti dei bambini. C'è questa poi, no, necessità di vantarsi dei propri delitti, dei propri misfatti, questa necessità di provocare l'altro, di creare l'angoscia nell'altro. Ovviamente il perverso può permettersi di tutto. A un certo punto dice: potrei rifiutare qualcosa al mio temperamento e ai miei principi? È scontato che no, non potrebbe. L'amicizia soltanto finché è utile, insomma, no? Perché la natura è vista come egoista. Niente è più egoista della natura, dice a un certo punto. Niente di conoscenza, guai, insomma, cioè guai a qualsiasi valore. Tutto uguale in natura. Se un'azione serve all'uno,
ma offende l'altro, questo è completamente indifferente per la natura e quindi, insomma, è giustificato, insomma, fare tutto quel che si vuole quando si è ovviamente nella possibilità di fare quello che si vuole. Offendere, ammazzare l'altro. E da questo punto di vista c'è la necessità di uno Stato che ti tuteli, insomma, quando diciamo, le uniche leggi sono quelle che devono salvaguardare il tuo godimento, ti auspichi uno Stato di questo tipo, insomma, no? Ecco, insomma, ho cercato di darvi due o tre strumenti per ascoltare questo discorso, che è abbastanza. È importante secondo me per capire la logica di questi soggetti. E siccome la perversione ci tocca bene o male, insomma, la vediamo intorno a noi, insomma, troviamo dei soggetti che se non sono completamente perversi, perlomeno hanno dei tratti di perversione. Se astraiamo da quello che è il concetto generale che abbiamo sempre avuto, che la perversione sia avere soltanto delle pratiche sessuali non standardizzate, diciamo così, ma pensiamo che la perversione è proprio quella di creare un ragionamento a nostro vantaggio che serva per giustificare il nostro godimento individuale, al di là di qualsiasi, e quindi per giustificare ogni nostra azione, insomma, no, crearsi noi le leggi che ci fanno comodo, presumendo da quelle che sono invece le leggi che devono organizzare la vita civile, provando odio per qualsiasi strumento che regoli la coesistenza tra gli uomini e rifiutando poi qualsiasi legame di amicizia, legame di fraternità, legame con i genitori, legame con la religione, legame appartenenza a una comunità più vasta. Per il perverso, solo quello che lo riguarda, ma solo quello che riguarda la possibilità del proprio godimento è accettabile. Tutto il resto, no. Una buona giornata.